importante per il nostro Paese e per l'Europa. Questo nel quale ci troviamo ad operare un contesto storico inedito, in cui il mondo globale dove l'Unione Europea riveste il ruolo di attore sta mutando profondamente e l'Unione Europea stessa sta attraversando un ciclo di forte fluidità politica e istituzionale. Questo non è un momento di stabilità, bensì un tempo di cambiamento e trasformazione. Ogni vertice europeo, formale o informale, negli ultimi anni si è trovato ad affrontare problemi epocali, macro questioni culturali e socio-economiche, dimostrandosi tristemente inadatto a superare la dimensione emergenziale, a mettere in campo strategie vincenti sul medio e lungo periodo e a costruire il benessere di quei popoli europei che, nel segno di un'Europa pacificamente unita, hanno visto la speranza di un avvenire migliore di quanto sia stato il passato da cui proveniamo. Dal 2011 ad oggi, Presidente, ogni vertice europeo ha visto la partecipazione di un'Italia debole, sopraffatta dal complesso di essere l'ultima della classe e guidata da un'elite politica che di quel complesso ha fatto la bandiera della propria azione di governo e della propria egemonia culturale. Oggi, tra i tanti cambiamenti avvenuti sullo scacchiere europeo, il più significativo è senza dubbio la presenza di un'Italia finalmente priva di complessi, finalmente consapevole della propria forza e decisamente unita. Sia quelle fratture in seno agli Stati europei come la trattativa sulla Brexit, che rischiano di creare un'infausta rigidità nelle future relazioni internazionali. Il prossimo vertice europeo, sul quale ci esprimiamo, avrà all'ordine del giorno queste enormi questioni. Il flusso migratorio verso l'Europa non può certo essere trascurato, soprattutto all'indomani di un periodo estivo durante il quale sono emersi due dati di fatto incontrovertibili. Innanzitutto è stato dimostrato dal governo italiano che le partenze e gli sbarchi si possono fermare. E qui, Presidente, ringrazio per il suo tramite il Vice Premier Matteo Salvini. In secondo luogo, è stato dimostrato dal resto d'Europa che la solidarietà esiste solo a senso unico, è dall'Italia verso gli Stati e non dagli altri Stati verso l'Italia. Ben 20 immigrati della nave Diciotti sono stati presi dall'Albania, ma non dalla Francia, che però non perde occasione per fare la morale, e non solo ci fa la morale, ci prende anche in giro, perché questa mattina Macron ha avuto il coraggio di dare la responsabilità agli agenti in quanto inesperti per l'invasione in territorio italiano, almeno avesse il coraggio di prendere possesso delle proprie azioni. Ci troviamo ancora nella triste situazione in cui il fenomeno diventato strutturale dopo il 2010, come il fenomeno dell'immigrazione, viene trattato dagli Stati europei come transitorio. L'unica è l'Italia che finalmente mette in campo soluzioni durature a medio e a lungo termine. Ma non possiamo essere lasciati soli, o meglio, chi decide di lasciarci soli deve sapere che su questa partita chi ci lascerà soli non ci vedrà disponibili a dialogare su altre problematiche. Un altro problema a cui sono state date scarse risposte è la lotta alla cybercriminalità, che aggredisce i mezzi di informazione con lo scopo di tacitare o distorgere i messaggi delle istituzioni o di gruppi di opinioni, turbando la libera circolazione delle idee, che è il cuore pulsante delle nostre democrazie. Sotto questo punto di vista non sono state prese che timide iniziative. Bisogna fare di più. Si profila all'orizzonte anche il vertice euro, nel quale verrà discussa l'integrazione economica europea e le sue prospettive future. Sarà un'occasione importantissima per smantellare il dogma dell'austerity. Il fallimento dell'austerity è sotto gli occhi di tutti. Ma un punto di vista sul quale vorrei attirare l'attenzione dell'Aula è che il regime di austerità ha portato alla disaffezione dei popoli non solo verso l'attuale assetto delle istituzioni europee, ma anche verso la stessa idea di Europa unita. Il germe dell'intolleranza tra nazioni è tornato a serpeggiare, e ciò non a causa delle forze cosiddette populiste, che anzi sono le sole a credere ancora in un disegno europeo di popoli fratelli e liberi dalla dittatura finanziaria, ma a causa di chi va in piazza
con la bandiera dell'Europa e contemporaneamente gioisce per gli attacchi speculativi fatti contro la nostra nazione. Ripeto, purtroppo anche in quest'Aula c'è chi gioisce per gli attacchi alla democrazia, quella democrazia per cui molti hanno dato il sangue e che non sarà certo lo spread ad abolire. La Brexit poi ci riguarda da vicino. Sono stati trovati accordi di massima per quanto riguarda molti aspetti importanti, ma resta ancora insoluta la questione circa il confine tra Irlanda e Irlanda del Nord, nonché l'importante individuazione del tipo di partenariato economico-commerciale post-Brexit. Sono aspetti molto controversi che fanno emergere lo spettro di un no deal e delle turbolenti relazioni diplomatiche che adesso seguirebbero. Sotto questo punto di vista è nostro impegno imprescindibile salvaguardare la comunità italiana nel Regno Unito ed essere fermamente al fianco dell'Italia. In questo contesto abbiamo una certezza alla quale non si intende venir meno, con buona pace di quanti fanno terrorismo mediatico al riguardo. Siamo fermamente all'interno dell'Alleanza Atlantica, che era, è e sarà l'imprescindibile schema bellico unitario dell'Europa. Concludendo, Presidente, sosteniamo fermamente l'esecutivo nella richiesta di un rafforzamento delle frontiere esterne dell'Unione Europea per evitare tragedie in mare, nella richiesta di una riforma oculata del Trattato di Dublino, nell'incoraggiare la cooperazione tra le forze dell'ordine dei vari Paesi, nel ribadire con fermezza il principio «aiutiamoli a casa loro». Favoriamo cooperazione con i paesi di origine per uno sviluppo economico reale che ne favorisca il benessere sociale ed economico. Sosteniamo altresì la lotta alla cybercriminalità e alla criminalità organizzata e la volontà di promuovere tutte le iniziative necessarie per creare un gruppo di lavoro che studi l'attuale architettura europea e la politica economica europea nell'ottica di rispondenza effettiva ai trattati, i quali affermano la crescita nella stabilità e l'aumento del benessere di tutti i cittadini europei, nessuno escluso. In ultimo, crediamo fermamente che questo governo possa e debba attivarsi per fare della Banca Centrale Europea una vera banca sovrana, capace di svolgere il ruolo di prestatore di ultima istanza. Il fatto che si trovi materialmente a Francoforte la dice lunga sulla sua reale indipendenza. Disinneschiamo infine lo spread, togliamo ai potentati economici che nessuno ha mai votato il potere di destabilizzare le democrazie e silenziare i popoli sovrani. Per questo motivo il gruppo parlamentare Lega Salvini Premier PSDAZ voterà convintamente la risoluzione nella consapevolezza di operare per dare nuovamente sovranità e dignità ai popoli europei oppressi e affamati. Grazie.